Salve ragazzi, oggi sono ritornato con un nuovo video per il motivo che io oggi ho Google che mi sta facendo da timer e vi volevo dire che in questi giorni penso che ci decidiamo per dei stickers che usciranno per lo shop che non posso attivare. Che non posso fare nelle live, ma posso metterli almeno su dei mozzi. Quindi andatele a comprare se, tra virgolette, possiamo farlo. Vi avviso nella community del mio canale. Comunque, ragazzi, buongiorno. Da quanto tempo che non ci sentiamo? Diciamo, non ci sentiamo quasi da. Da gennaio, ho iniziato gennaio, anzi no, perché io ho fatto un nuovo video, quindi da un po' di giorni che non ci sentiamo. Quindi oggi ho deciso di presentarvi una cosa che vi voglio far vedere per oggi. Allora, ora ve la farò vedere. Questo. Avete presente quelle nuove cose che sono uscite, ma tipo sembrano delle luci LED, ma sono dei speaker LED, diciamo. Cioè, speaker è un audio, ma non è quello. E uno è qualcosa per la discoteca, che voi non avete mai visto nella vostra vita. E costa 50 euro sta cosa, quindi se volete andate a comprare, io ho avuto i miei soldi. Comprato proprio io, sto scherzando per ora, perché ho il portafoglio, me l'ha regalato una sconosciuta, cioè no, sconosciuta, e è una che non vi posso far conoscere perché non è famosa. E comunque, per oggi io vi volevo dire, presentare questo. Allora, questo qua è un telecomando, come vedete. Cosa c'è di strano che è un telecomando? Cioè, telecomando normale, tu come tutti i telecomandi, no? Così, e si accende il LED, fai così, fai il LED. No, non è normale. Perché voi dite che ci sono questi tastini? Se qualcuno l'ha visto, questa cosa che sto facendo vedere, scrivetelo nei commenti, oggi li attiverò. Ora ve li farò vedere. Allora, qui vedete che è tutto normale. Vedete di fronte la mia tele, no? Ma a un certo punto ci sarà una cosa blu dietro la tele. Ora ve la farò vedere. Aspettate un attimo, perché questa è bella. È spuntata una cosa dietro la mia tele che si vede ancora blu. Sono anche fatto male al muro. Perfetto. Allora, devo dire che, ragazzi, la musica un po' mi piace, quindi io farei pure video di musica tra poco. Oggi, per esempio, domani insegnerò come si può fare un suono con un bicchiere, ragazzi. Voglio ordinare anche le cose per diventare musicista. Allora, diciamo che sono dei LED. Sono tipo, come si chiamano, quelli che si attaccano dietro la tele e puoi fare il figo. Cioè, ti puoi fare il figo che poi invece sei una merda. Non si dice, però lasciamo stare. Allora, cosa ti permette di fare questo telecomando con i LED interattivi? Allora, sapete perché sono interattivi? Quando io gli dico a Google di mettere una musica, o ad Alexa anche, andate a vedere lo short,
Perché l'ho fatto nel 2022? Andatela a vedere perché penso che ci sono tante visualizzazioni. Allora, dice ad Alexa, o a Siri, o a tutti gli assistenti vocali, ti mettono una musica qualsiasi. Poi prendi il tuo telecomando che hai e premi un tasto qualsiasi di questi. Vedete questi qua che ci sono? No, questi qua. Questi qua sotto. Premete uno qualsiasi. Tipo io premo il primo. Ecco, fa questa reazione. E ora vi faccio vedere. Ehi Google, metti un po' di musica su Spotify. Perfetto, metto un po' di musica da Spotify. Allora, ora li spegniamo e vi faccio vedere una cosa. Ok, Google sta mettendo la musica col mio account di Spotify, che è mio, non è quello di mio padre. Mettiamo un'altra perché mi sembra di merda sta musica. Non voglio mettere una imbarazzante, dovrei dire. Allora possiamo mettere. Ehi Google, metti una musica su Spotify. Perfetto, metto un po' di musica da Spotify. Ragazzi, si stavano per spaccare le casse tra poco, cioè ha rimbombato la casa. Non sapete che è successo, mi sono preso uno schianto. Perché poi ha fatto la musica. Ha rimbombato la casa. Allora, ha messo sempre la musica stessa che ha messo. Mettiamo una noi, che è molto bella. Quindi avete capito il senso della musica? Avete capito il senso di queste musiche e musichette? Ragazzi, chi segue Pietro Morello? Ditemelo nei commenti. Perché io lo seguo ed è un grande fan, che io sono un grande fan che conosco e che lo voglio bene, perché ha fatto anche un video dove con la Tesla faceva musica, cioè io so come si fa. La Tesla, per fare una musica registrata con il suono, con il clacson, si dovrebbe togliere la chiavetta dove si mettono le cose private. Sapete che nella macchina ci sono delle cose private che non potete toccare. Come dove ci sono le impostazioni della macchina, ma no, sulla radio, la guida della macchina, dove c'è quel cassettino che si apre e poi c'è la cosa. C'è una chiavetta proprio per il clacson. Tu togli, registri un audio, la metti, quando fai il clacson ti suona quella che hai registrato. Quindi... Chi ha la Tesla, lo provi. Ok. Ora Google. Ehi Google, togli la musica. Ok. Quindi ragazzi, voi mi direte, ma che cos'è? Oh. Cioè, tu voi direte, che cos'è? Non è niente di strano, non è niente di bello, è solo delle luci LED. No! No, può fare tutto lei interattivamente, può fare tutto lei da sola, sembra che sto giocando a carte sto telecomando, pure diciamo a scopa. Allora, ora vi dico subito cosa fa.
Beh, io che so elettronica, ho studiato che queste luci LED sono fatti con dei numeri, diciamo. Cioè, dico, con delle lettere. Sì, con delle lettere. E al posto, vedete qua, dove ci sono, vedete qui? Vedete che c'è scritto R, G, B e V? W? Che vuol dire che ci sono proprio delle lettere su quello che puoi mettere, su quale puoi selezionare di colore. Perché se io ora vado dietro la TV, vedo infatti R e G e B. R è il comando rosso, che vuol dire luce rossa. G, comando verde, che è luce verde. E B è il comando blu, luce blu. E W è il white, che vuol dire bianco in inglese. Allora, quindi diciamo che queste cose, inglese, inglesetto, inglesetto, là, io so solo di elettronica e di auto, quello so solo. Ma non diciamo che solo quello so. So delle marche, delle auto, tutto quello che è nel mondo, diciamo, e anche delle cose che sono già esistite, per esempio la Ford di 1947 anni fa. Ed è bella vecchietta vecchietta quella, perché chissà da quanti anni, 50 anni, 60 anni, 100 anni magari, pure a 100 anni, ragazzi, non è che scherzo. Allora, questo qua l'ho comprato nel 2022, non ci ho mai, ma mai, stramai fatto un video, ma oggi lo registreremo un po'. Allora, voi mi direte: ma che quanti tasti ci sono in tutto su sto telecomando? Sembra quasi un motorino, come, cioè, oddio, sembra quasi pannello di controllo di una macchina. Allora, no, ha 44 tasti in totale. È vero, perché nella scatola c'è scritto che ha 44 tasti. E come si dice? Nella scatola c'è scritto che questo qua è anche security, si protegge. Si deve proteggere, no? È proprio interattivo per sentire la voce, no? Se io sto parlando sempre, lui sta riconoscendo la mia voce in questo momento, oppure si è spento. Perché se non riconosce la voce, un attimo, ragazzi, è venuta mia madre. Eccomi, allora. Comunque, vi volevo dire che se lui non sente la mia voce, lui non può riconoscere. Non si accende proprio perché deve riconoscere la mia voce stessa. Quindi, cosa succede? Che il telecomando, cioè il telecomando sta registrando già la mia voce. Sapete il motivo? Perché lui ha un microfono nascosto. Ha un microfono tra i pulsanti, diciamo, nascosto. Oppure dietro, dove vuole lui, dove l'hanno creato. Se è security protection, vuol dire che questo qua, per accendersi, ci vuole la voce, il viso facciale, l'occhio facciale, anche la privacy. Tutto ci vuole per questo, se è solo security. Se non è security non serve a niente, perché le cose interattive sono securizzate, proprio, che vuol dire che sono chiuse se non riconoscono le tue cose private. Per esempio, i telefoni cosa chiedono? Se tu attivi il volto facciale, ti chiedono il volto facciale. Poi, se tu attivi il PIN e non sai qual è il PIN, c'è un criminale che ti sta torturando, poi ti dice: prendo il telefono, senza sapere il PIN. Lui fa così, va in alto per sbloccare e dice: ah, cavolo, c'è il PIN. Qual è? Mette a caso. E lì dice: PIN non corretto, riprova. Poi fa di nuovo: PIN non corretto, riprova. Di nuovo, PIN non corretto, riprova, ma poi ci prova 3.000 volte e si blocca il telefono. Quindi è meglio che i criminali si fanno i cavoli loro, perché non sanno poi di chi è la proprietà. Anche se voi sapete che
YouTube mi ha eliminato un po' di video in questi giorni, però non c'entra niente. Anche il volto facciale sulla fotocamera, prende un criminale, fa così, volto facciale su Compid, l'ho riconosciuto, ci provo 3000 volte perché le l'ha impostato con il volto che l'ha rapinato, cioè con quello che ha rapinato, cioè il criminale ha rapito quella persona ed è personalizzato con quella persona, non è personalizzato con il criminale, capite? Anche se voi chiudete, cioè avete aperta la privacy, non va bene, perché se voi dite ho perso il telefono, ora non posso più fare niente. Madonna, ho perso. È Google. Stop timer. Mamma, è suonato, mi è scantato. Non ho fatto fare lo scanto in diretta. Perché boom! Fatto prendere uno schianto in diretta, ragazzi. È vero. E poi capite perché le cose che non sono di proprietà sue non si possono prendere, cioè oddio, diciamo, se tu gli dici il permesso, ok. Però ragazzi, intanto andiamo avanti. Questo telecomando sta registrando però la mia voce, quindi se tu non gli dai la tua voce, boom, rimbomba la casa o fa quello che vuole. Comunque, diciamo le attrezzature, è soffice da tenere in mano. E anche carino. Ora mi dite un'altra domanda. Ma scusa, questi tasti che comandi hanno? Cioè, cosa servono? Servono per fare lo scemo qua? Li gratti, li spacchi, li butti, che devono servire? Beh, oddio, che se li avete comprati, che servono, voi mi chiedete? Infatti serve, allora, il tasto questo qui serve un'ora. Allora, voi accendete i vostri LED, premete il tasto un'ora e loro si sincronizzano con un'ora che devono stare accese e si spegne automaticamente in un'ora finita. Però poi ci sono altre cose qui. Non avete visto anche queste cose? Ah, allora, queste qua, che voi vedete, sono le illuminazioni, il sensore a luminosità, come il telefono. Noi facciamo così, andiamo nelle impostazioni, facciamo così, 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 come la vogliamo noi. Io la tengo sempre al massimo in tutti i dispositivi con lo schermo, sempre, ragazzi. Ehi Google, quanta luminosità ho nello schermo? Per regolare la luminosità dello schermo, chiedimi di impostarla su qualsiasi valore da... Infatti io, se vado sul mio display, infatti mi segna che è al 10%. Censo, cioè, se voi sapete, il volume è 89 in questo minuto, proprio ora, su Google Home è 89 il volume suo. Cioè, non è che voi dite 10, 10 vuol dire 100, no? Che dice 10. Perché nell'app c'è scritto 100. Quindi è meglio non dire niente. Quindi, ragazzi, per oggi abbiamo... Cioè, no, finito. Allora, tutti i comandi servirebbero. Quish, non so mai che vuol dire, perché non l'ho mai provato. Allora, auto e flash so che vuol dire. Auto vuol dire che lo fa da solo. Flash vuol dire che ti fa tirare in bomba gli occhi, cioè ti fa piti 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 piti. Sapete il flash della torcia del telefono? Fa si apre e si accende, quindi ti fa quasi male, ti accechi. Jump 3 non l'ho mai provato, Jump 7 neanche. No, questi non li ho provati, ma non ho mai capito che vuol dire. Poi un'ora, 2 ore, 3 ore e 4 ore. Poi luminosità bassa, luminosità un po' alta, media, luminosità hard e luminosità hacker. Finito per oggi, ragazzi, abbiamo finito con un nuovo video. E finalmente mi posso
aprire le gambe, che fa un freddo terribile, ragazzi. Se voi sapete, chissà quanti gradi abbiamo. Ehi, Google, quanti gradi abbiamo oggi a Roccella Ionica? Stanotte a Roccella Ionica ci sarà una temperatura di 7 gradi. 7 gradi e 100% di pioggia. Quindi, ragazzi, per oggi va bene. Abbiamo finito in questo nuovissimo video. Scrivetevi nei commenti come è andata la vostra giornata. Se è andata una maialazza, che vuol dire un maiale, che è andata malissimo, che è andata male, che vuol dire medio, è andata male, è andata bene, è andata benissimo, è andata felicissimo, sereno, felice, senza cosa, senza niente, un po' di compiti anche, ho studiato un pochino, io mi sono proprio rimbombato di compiti oggi, e un pochino, 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 infatti oggi sono, ora sono proprio le 19:57, quindi io dico di finire qua la live. Ci sentiamo per un nuovo video, ciao ciao!